In ogni epoca c'è una prova da superare. Le rocce hanno affrontato il fuoco prima di diventare un sostegno sotto i nostri piedi. Le piante hanno resistito ai venti prima che le loro radici ci dessero la vita. Io, in qualità di saggio, ho conosciuto in tanti anni solo una grande prova, ma da questa è nato l'eroe destinato a diventare il campione di tutti i tempi. Oggi è il grande giorno, Jack! Spero che tu sia pronto ad affrontare qualunque cosa accada. Credo di aver capito quasi tutto di questa macchina. Interagisce in qualche modo con quel grande anello del precursor. Spero soltanto che non si rompa spostandola qui in laboratorio. Facile a dirsi per te. Tanto il lavoro pesante lo facciamo sempre noi. Dexter, non toccare niente. Anche se i precursor sono svaniti da tanto, gli artefatti che hanno lasciato possono ancora provocare dei danni. O creare meraviglie, se riesci a capire come usarli. Ho avuto qualche esperienza con cose del genere. Sono certo che lo farai funzionare. Sembra che Jack abbia ancora il suo tocco magico. Interessante, è come se stesse leggendo delle coordinate prestabilite. Finalmente, l'ultimo portale è stato aperto! Ah, cosa sono quelle cose strane? Allora è così che è successo. Ormai non puoi sfuggirmi, ragazza! Presto, fa qualcosa, Jack! A che serve questo? E quel tasto? E che mi dite di questo? Prendiamo tutti i pulsanti! Che cos'era quello? Non so! Cercate di tenervi! Ok, lo giuro! Questa è l'ultima volta, ho detto! L'ultima! Che tocco qualche stupidissima roba precursor! Eccolo! Muovetevi! State lontani dall'animale! Lascia stare il tocco! Il barone vuole solo lui! Ti stavamo aspettando! Tranquillo, Jack! Ti salverò in un battibaleno! Missione eco oscura completata. Letture biologiche minime e costanti. Niente da fare. Mi avevano detto che questo qui poteva essere diverso. È incredibilmente resistente ai suoi esperimenti, barone Praxis. Temo che il programma guerriero oscuro sia fallito. Dovresti essere morto con tutto l'eco oscuro che ti ho iniettato. E ora, le teste di metallo stanno continuando ad attaccare. Senza una nuova arma, i miei uomini non resisteranno ancora a lungo. Non sarò ricordato come l'uomo che ha lasciato la città a quelle insulse creature. Passiamo al piano finale. Facciamo fuori questa cosa stanotte. Come desidera. Tornerò più tardi. Ding ding! Terzo piano! Catene, cibo marcio, strumenti di tortura. Ehi, amico, hai visto un eroe da queste parti? Wow! Cosa ti hanno fatto? Jack,
Sono io, Dexter! Ah, grazie per il benvenuto. Ho strisciato in questo posto rischiando letteralmente la coda per salvarti. È da 2 anni che ti sto cercando! Di qualcosa! Solo una! Ucciderò Praxis! Ok, ora ti porto fuori da qui. Solo il tempo di capire come aprire le chiusure di sicurezza della sedia. Ce l'hai fatta da solo? Jack, ora stai calmo. Calmo, amico. Sono il tuo vecchio compagno Dexter, ricordi? Dexter? Ma cosa diavolo è successo? Beh, ricordami di non farti arrabbiare. Andiamo, uomo delle caverne. Usciamo di qui. Io ti ho portato della roba. Indossala. Salute a voi, stranieri. Io mi chiamo Cor. Posso aiutarvi? Hai l'aspetto di uno che sa molte cose. E io voglio delle informazioni. Dove diavolo sono finito? Devi scusarlo. Cosa vuoi lui? Non sa cosa sia l'educazione. Beh, mio giovane e irruente amico, sappi che sei ospite di sua maestà il barone Praxis, signore della gloriosa Haven City. Già, sono appena stato ospite delle prigioni del barone. Che vuoi farci, dentro una cella o in città? Siamo comunque sempre circondati da mura. Purtroppo siamo tutti suoi prigionieri. Oh, a proposito di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, io me ne andrei via se fossi in voi. Per ordine di sua eminenza Gran Protettore di Haven City, il barone Praxis, tutti i presenti sono in arresto con l'accusa di ospitare fuggiaschi dal mondo sotterraneo. Arrendetevi o morirete! Mi scusi, signore, lei non intende dire davvero... Arrendetevi o morirete! No, sto dicendo sul serio! Difendici da queste guardie e ti presenterò qualcuno che ti potrà aiutare! È stato grandioso! Rifacciamolo! Credo che mi stia succedendo qualcosa! È qualcosa che ha fatto! Non riesco a controllarmi! Oh, mi dispiace. Tutto ok, Jack? Il vostro aiuto è stato fondamentale per noi. Questo bambino è veramente importante. Questo bambino? A me sembra un po' imbranato. Siete in una zona proibita. Andatevene! Grazie di tutto, amici. Adesso però devo cercare di portarlo in salvo. Ehi! E cosa sarà di noi? Un gruppo del mondo sotterraneo ha dichiarato guerra al barone Praxis. Al suo capo, l'ombra, possono servire guerrieri come voi. Andate nei bassi fondi, cercate un vicolo cieco vicino alle mura della città. Chiedete di Thorn, lui vi aiuterà. Stiamo cercando un certo Thorn. Ci ha mandati Cor. Per caso sei tu, Thorn? Forse questo tizio è muto, proprio come eri tu prima. Le facce nuove mi rendono molto nervoso. Si dice che voi vogliate tuffarvi nella battaglia per la città. Vi avverto, fate attenzione a scegliere con chi schierarvi. Potrebbe essere poco salutare. Noi vogliamo vedere l'ombra. Potete scordarvelo. Se proprio volete fare qualcosa, perché tu e il tuo animaletto non provate a entrare nel circo? A meno che non abbiate la stoffa per qualcosa di veramente difficile. Rubate la bandiera del barone dalla cima della torre pericolante e poi forse potremo parlarne. Il barone ha dirottato tutta l'acqua nei bassi fondi. A lui non importa sacrificare vite innocenti pur di distruggere il mondo sotterraneo. E la cosa non mi sorprende, perché ho già visto di cosa è capace quando ero nelle guardie Crimsy. Per questo me ne sono andato. Tu eri una delle guardie Crimsy? Ma certo, ora mi spiego il tuo grande senso dell'umorismo. Il mio contatto nella guardia mi ha riferito che la chiusa centrale dell'acqua si trova all'esterno della città, alla stazione di pompaggio. Fuori città, hai detto? E come facciamo a superare le mura? E poi
ci sono le teste di metallo! Lo sapete che là fuori è un manicomio! Ci lasceremo le pelle tutti quanti! Trovate il grosso condotto di drenaggio nel muro a nord. Vi porterà fuori dalla città fino alla stazione di pompaggio. Trovate la chiusa centrale, apritela. Se sopravviverete, i bassi fondi saranno in debito con voi. Altrimenti faranno una commovente cerimonia alla vostra memoria. Vorrei fargliene una io di cerimonia a quelli! Oh, bene, ecco la chiusa. Ci penso io. E non ridere, hai capito? Un'altra volta ci vieni tu ad aprire la chiusa! L'acqua dei bassi fondi è tornata normale. Mi piacerebbe vedere quante teste cadranno quando lo scoprirà il barone. Già, sono sicuro che perderà parecchio tempo per questa fogna di città. Ora devi farci vedere l'ombra, visto che abbiamo fatto quello che volevi tu. Ve la farò vedere. Solo quando lo deciderò io. Ma prima di cominciare a pensare a questo, voglio che vi occupiate di un deposito di munizioni che abbiamo localizzato nella fortezza. Ci sono un sacco di guardie crimsi e la sorveglianza è continua, ma è molto vulnerabile e il mondo sotterraneo ha bisogno che voi facciate saltare tutto l'arsenale. Se riuscirete a farlo, il barone sanguinerà veramente. Ah, tu sei un gran duro, però! Ci mandi noi là dentro! Cos'è tutta questa storia del sanguinare davvero? Lascia perdere. Voglio che al barone sia chiaro che sono io che gli faccio del male. Wow, è un lasciapassare! Ci servirà per superare i posti di blocco in città! Questa è l'ultima spedizione di Echo. Il barone ha detto di prendere quei barili e portarli via. Teste di metallo in città. E perché le guardie gli stanno dando dentro? Cosa? Qui la vita è diventata un po' troppo frenetica. Dobbiamo trasferirci in campagna. Ehi là, amico, il tuo demolitore è tornato. Un deposito di munizioni ben cotto al nostro tavolo. Incendiando il deposito abbiamo visto qualcosa di strano. Le guardie del barone stavano consegnando barili di Echo a un gruppo di teste di metallo. Ah, veramente? Bene, questa notizia farà molto piacere all'ombra. Senti, non c'è qualcosa di più impegnativo? Finora è stato un gioco, come rubare l'erba a uno yaku addormentato. Tu e il topo volete darmi una prova del vostro valore? Allora sentite, uno dei nostri fornitori deve essere pagato. C'è una borsa di Echo per lui. Prendete lo zoomer che è parcheggiato qui fuori e andate a Lipog Evans a Luna South Town. Chiedetevi Crew. Lui sarà là. E ricordate, non fatevi fermare dalle pattuglie del barone. Mentre siete là, cercate anche di estorcere informazioni a Crew. Lui sa tutto quello che accade in città e potrebbe dirvi cosa sta facendo il barone. Certo, amico, conta pure su di noi. Beh, siete ancora qui? Ci penso io, sta tranquillo. Ammira la mia sicurezza e il mio notevole stile. Ehi, non dimenticarti di chiedere... È tutto sotto controllo, niente panico. Ehi là, ragazzone! Sei tu, Crew? Beh, ci siamo dati da fare, abbiamo fatto la consegna. È tutto in ottimo stato. È un bene anche per voi, perché sapete, un carico di raro Echo vale molto più di 10 delle vostre vite. Naturalmente... Non vogliamo che vi accada qualcosa. Capite cosa intendo?
Ma certo che nel mondo sotterraneo arruolano proprio chiunque ultimamente. Già, e chi è che abbiamo qui? Il peluche di ombra, la sua mascotte di questo mese? Soffice. Sig, questa pelliccia starebbe divinamente sul mio completo di seta, no? Senta, vostra obesità, tutti possono vedere che lei e io siamo gli unici giusti in questa fogna. Siamo due pezzi grossi, giusto? Siamo entrambi in cerca d'azione, giusto? E possiamo anche fare affari insieme, giusto? Ti abbiamo fatto un favore, adesso tocca a te. Perché il barone sta dando dell'eco alle teste di metallo? Si può venire uccisi per domande come questa, ricordalo. Sig, consegna al capitano qui e al suo amico un bel bonus. Se volete vedere di cosa è capace questo affare, potete provare il percorso di tiro qua fuori. Fatemi vedere che ci sapete fare e potrei ingaggiarvi per un lavoretto a due, ok? Bravo, eccellente mira, Jack. Non vorresti diventare un cacciatore del deserto? No, a dire il vero no. Questi cacciatori mi procurano degli oggetti che mi servono fuori dalle mura della città. Ogni artefatto o arma che valga la pena possedere passa per le mie mani. E se tu lavorassi per me, potrei darti alcuni dei pezzi migliori. Cacciare teste di metallo? Per avere giocattoli. Per me va benissimo. Frena, Jack! Anche tu, cicciobello, avete fatto i conti senza di me, cocchi? Perché non esiste proprio che io vada ancora là fuori, in mezzo a quelle teste di metallo! Sì, che vi darà le istruzioni necessarie. E così tu vorresti fare il cacciatore, giovanotto? Beh, vedremo cosa saprai fare quando saremo là fuori. Crew vuole dei nuovi trofei da appendere nel suo saloon. E io gli porterò 5 teste di metallo prelevate dalla stazione di pompaggio. Non fartela sotto, bestiolina. Perché noi andremo in giro con questo Peacemaker. Wow! Voglio anch'io uno di quei cosi! Dove si prendono? Non fare domande. Sig ha bisogno che qualcuno gli copra le spalle mentre cerca le teste di metallo, intesi? Ci troviamo alla stazione di pompaggio. E ricordate, bambini, non fatemi aspettare troppo, non è un posto sicuro. Ci andiamo subito. Salve, miei piccoli amici. Siete pronti a dar la caccia alle teste di metallo? Allora seguitemi e copritemi le spalle. Ci sarà da divertirsi. Boom! 5 punti per noi, teste di metallo 0! Ragazzi, era l'ultimo. Dite a Crew che li abbiamo cucinati per bene. Io pulisco il Peacemaker e raccolgo trofei. Niente male, non è vero? I miei saluti, grande guerriero. Percepisco dentro di te un oscuro senso di rabbia che in futuro ti distruggerà, portandoti alla pazzia. Solo la forza dei Precursor può salvarti. Distruggi i miei nemici, quelle creature che voi chiamate teste di metallo. Portami 25 gemme del teschio e ti insegnerò come controllare i tuoi poteri. Sei stato bravo a liberare il mondo da questa minaccia metallica. Come premio ti dono un po' di potere oscuro. Le teste di metallo ti hanno sempre tenuto giovane pieno di rabbia. Il comandante delle teste di metallo ha capito che tu puoi distruggerlo e salvare la nostra razza. Ora hai il controllo di un altro potere oscuro. Ora che hai il peso dell'oscurità sulle tue spalle, non potrai salvarci da solo. La nostra speranza è in un essere non ancora toccato dal dolore, e tu devi proteggere questa giovane anima nel momento della verità. Ti dono un altro potere oscuro. Le forze del male si stanno avvicinando. Solo distruggendo il loro comandante conquisteremo la pace. Potrai comprendere tutto.
dato che la fine porta alla nascita dell'inizio. Nel grande cerchio del tempo, l'ultimo potere oscuro è tuo. Sì, devo riconoscere che siete davvero in gamba, ragazzi. Ma ho un altro compito per voi. I bassi fondi erano una fantastica zona per contrabbandare prima che il barone installasse tutti quei dispositivi di sicurezza. E prima che qualche spuntino di troppo ti impedisse di passare per la porta principale. Scommetto che hai pensato a qualche altro fantastico piano con quel tuo cervellino adiposo. Su, dici, adesso chi è che dobbiamo pestare, stordire o far esplodere? Beh, ecco, ho bisogno che qualcuno scenda nelle fogne e faccia saltare in aria tutti i cannoni automatici. E se per caso ci riuscite, in cambio vi darò un bel potenziamento per un'arma. Fammi pensare, acqua sporca e puzzolente? Certo. Che puzza molto di più del tuo alito dopo un patè di struzzo? Talmente ripiena di teste di metallo da far sembrare vuoti i cannoli che ti mangi? E con armi più letali delle tue ascelle sudate in una torrida giornata di agosto? Senti, brutta testa di fagiolo! Ti propongo un'alternativa. Noi ce ne stiamo qui tranquilli a fare la bella vita e tu vai a infilarti nelle fogne. Noi non faremo un bel niente finché non ci dirai perché le teste di metallo fanno affari con l'esercito del barone. Avrei dovuto gambizzarvi immediatamente, ok? Io so soltanto che il barone ha stretto un accordo disperato col leader delle teste di metallo. Le teste di metallo hanno bisogno di eco e il barone li rifornisce periodicamente. In cambio, le teste di metallo hanno accettato di attaccare la città in modo che il regno del terribile barone possa continuare ad esistere. Già, ma quanto può durare un accordo simile? Beh, il barone sta per finire l'eco, ok? E le teste di metallo non hanno molta pazienza. Il barone Praxis ha bisogno di questa guerra per mantenere il potere, altrimenti la città incoronerà il suo vero sovrano, ovunque si trovi adesso quella peste. Dexter e io ci infileremo nelle fogne. Comunque, non ci siamo dimenticati di quel potenziamento d'arma che ci hai promesso. Razza di sanguisughe. Ma cos'è questa puzza terrificante? Ah, fantastico! Noi facciamo il tuo lavoro sporco e torniamo più puzzolenti di un maiale caduto in un letamaio in pieno agosto! Mi sa che il mio successo con le donne è destinato a scemare. No! Ecco, a dire il vero, credo sia l'odore del mio pranzo. Bel lavoro nelle fogne, ragazzi. Immagino che adesso vogliate quel potenziamento d'arma. Beh, ce n'è uno per il blaster nascosto in qualche cassa del percorso di tiro. Se lo trovate, sarà tutto vostro. Una delle miniere del barone è stata attaccata dalle teste di metallo. Direi che non è un problema nostro. È un problema nostro, dato che il caposquadra è uno dei nostri migliori informatori. Si chiama Vin, è un tipo fedele, deve essere salvato. Trovate il passaggio temporale alla centrale e usatelo per arrivare alla miniera in modo da salvare la patetica pellaccia di Vin. Ehi, meraviglia tatuata! Perché ci becchiamo sempre i compiti più schifosi? Perché voi due non mi piacete per niente. Grazie, mi sembra giusto. Qualsiasi accordo abbia fatto il barone con le teste di metallo, l'eco della città sta quasi per finire e il suo tempo è quasi scaduto. Se non rimettiamo il ragazzo sul trono al più presto, temo che non ci sarà più alcuna città da difendere. Ah! State indietro! Fa qualcosa, Jack! Questo è fatto dalle gare! Ehi, sei tu, Vin? Vogliamo aiutarti! Ci ha mandati Tom! State indietro! Ascolta, non siamo qui per ucciderti, altrimenti l'avremmo già fatto! Ah, siete amici! Oh, bene, grazie al cielo! Noi, quindi, dove sono i nostri? Sono davanti a te. Che cosa? Soltanto voi due? Ma quanto credono che valga quelli là? A dire la verità, inizio a chiedermelo anch'io. Senti, se vuoi puoi rimanere qui a fare da bersaglio. Però io e Dexter ce la battiamo prima che ritornino quei mostri. Dai!
Ho una proposta da farti, caro Jack. Le corse sono lo sport più seguito della città. Errol è il campione incontrastato. È del tutto pazzo ed è pericoloso in pista. Già, proprio il mio tipo. Solo un pazzo oserebbe gareggiare contro di lui. E a questo punto entrate in scena voi. Un mio cliente sta cercando un pilota molto veloce per la sua scuderia. Questo è un pass di sicurezza che vi farà accedere alla sezione dello stadio. E il vostro contratto con solo qualche briciola che terrò per me. Ecco, l'ho già firmato io per voi, così risparmiate tempo. Noi sottoscritti piloti accettiamo di cedere a Crew tutti i guadagni delle gare, diritti di trasmissione, residui sindacali, frutti di sponsorizzazione, ricavi di apparizione in centri commerciali, presenza su carte collezionabili, proventi da fast food, diritti di utilizzo, contratti per talk show, linee di vestiario, tutti i diritti di stampa, compresi libri, romanzi, fumetti, brochure, diritti per giocattoli, diritti di sfruttamento ludico, diritti di gioco, sfruttamento di vitamine, diritti cinematografici e soprattutto qualunque pretesa in seguito a circostanze di morte o smembramento accidentale. Possiamo sistemare questi insignificanti dettagli più tardi, d'accordo? Se da qui riuscirete a raggiungere il garage di gara vicino allo stadio in meno di 3 minuti, il mio cliente dice che potrebbe prendervi in considerazione per la sua scuderia. Rendetemi orgoglioso. Ehi là, zuccherino, sei nuova di queste parti? Beh, lo sai che ti dico, sei proprio carina. Aspetta, io ti ho già vista, tu stai con il mondo sotterraneo. Mi chiamo Tess. Thorn mi ha mandata a tenere d'occhio Crew. Reggimi il gioco e forse riuscirò a mettere le mani su qualche segreto di Crew. Oh, io adoro le missioni sotto copertura, ma in due si lavora meglio che da soli. Lascia che ti dia una mano. Wow, ma qui c'è una montagna di bottiglie. No. Ah, questo è... va giù direttamente. Ragazzi, questo è nettare degli dèi. E che cos'è questa roba viola? Senti, Jack, adesso ho bisogno che tu e il tuo topo parlante andiate in giro a recuperare un po' di crediti. Ciao, che vi spettano. Ciao, signor Pappagorge, come va la vita? Ehi, che problemi ha? Sta male? No, niente, sto bene. Sono affari miei. A volte mi sento così strano. Sono tanto Ascolta. Strano. Ho 6 clienti in giro per la città che devono farmi avere dei soldi. Ho bisogno che tu vada a raccogliere le borse più in fretta che puoi e che sistemi le guardie che dovessero mettere il naso. Recupera una borsa troppo tardi e qualcuno potrebbe prendermela. Tanto secca! Lo sai qual è il tuo problema, Crew? A te mancano le idee. Questo posto potrebbe essere un vero sballo. Prova a pensarci, tutti a ballare. Ci vorrebbe musica e un sacco di donne! Jackson! Recupera quelle 14 borse prima che scompaiano e portamele qui. Se ne perdi anche una sola, è molto meglio che tu non ti faccia mai più vedere, ragazzo, ok? Recupero crediti, eh? Beh, prendete questo potenziamento per arma e andatevene! È l'ora del pisolino di bellezza. Un pisolino? Dovresti dormire un secolo! Salve. Crew mi ha detto che qualcuno qui sta cercando un pilota. Adesso da fare. Siete i nuovi fattorini di Crew, vero? Sentite, non voglio essere scortese, siete stati veloci ad arrivare qui, ma al momento io non sto cercando dei nuovi piloti e ho del lavoro da sbrigare. C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarmi? No, io sto lavorando a un... ecco, è un prototipo segreto. D'accordo, chiedo scusa. Sentite, se pensate di avere del fegato per gareggiare in questa città, provate il mio prototipo di jetboard nel circuito dello stadio. Se vincerete la sfida dello stadio, vi prenderò in considerazione per la mia scuderia. Abbiamo vinto la sfida dello stadio. Ottimo, la gente a volte ha fortuna. Sentite, non c'è più nessuno da cui andare a raccogliere crediti, picchiare o cose del genere? Noi non ti piacciamo, vero? Lavorate per quella palla di sudiciume di Crew. Cosa c'è di bello? Sembra che tu abbia vinto un po' di gare. È vero che il campione della città può visitare il palazzo? Sì, è così. Perché? Perché forse tu puoi farmi entrare. Vuoi fare una visita di piacere, giusto? Già, sono un grandissimo fan del barone. Ok, vi aiuterò a patto che la piantiate di seccarmi. Ho visto un vecchio ascensore di manutenzione alla base di una delle torri di supporto.
Quell'ascensore vi porterà dentro il palazzo, a condizione che troviate un modo per dargli energia. Uno dei miei vecchi compagni nella guardia è stato mandato alla stazione di pompaggio. Non abbiamo avuto più notizie dalla pattuglia. Dopo quello che voi due avete combinato laggiù, credo che la mia amica abbia bisogno d'aiuto. La tua amica, hai detto? Non farti venire idee strane. E tu piantala! Questa è una faccenda seria, idiota! Dillo anche a lui! Non si scherza con il fuoco! L'amica di cui vi parlavo in passato ha aiutato molte volte i bassi fondi. Tornate alla stazione di pompaggio e date un'occhiata in giro. Prestate assistenza se è necessario. E tu porta subito quel tuo sedere peloso fuori da qui! Ehi, cosa cavolo ci facciamo in questo posto? Stiamo rischiando la pelle per salvare un'arpia delle guardie Crimsy? E scommetto che è anche più pelosa di me! Che diavolo siete voi due? Le donne in uniforme mi hanno sempre fatto impazzire! Se vuoi puoi abbaiarmi degli ordini! Sono il tuo soldato impegnato in una battaglia d'amore per te! Cameriere, una trincea per due! Chiudi il becco, ti faccio salire la voce di un paio di ottave. Sta calma, Thorn ci ha mandati qui per aiutarti. Io non ho bisogno di aiuto, ma voi sì. Guardate, abbiamo compagnia. Guardarmi mentre facevo saltare tutte quelle teste di metallo deve essere stato emozionante. Che ne dici, dolcezza? Ehi, zuccherino in uniforme! Aspetta, dammi il tuo codice così ti chiamo qualche volta. Credo che io e te insieme potremmo passarcela di brutto. Dite a Thorn che il barone Praxis prepara qualcosa di grosso. Penso che abbia a che fare con quel simbolo. Di che simbolo parli? Il sigillo della casa di Mar, il fondatore di Heaven City. Ci hanno mandati in una missione suicida pur di trovare opere d'arte risalenti al tempo del suo regno. Se volete indagare, interrogate la vecchia indovina cieca. Si chiama Onin, la troverete al bazar. Lei potrebbe dirvi qualcosa di più. Ecco il mio pass, è la chiave d'accesso al bazar. Il tuo nome è Ashlyn, giusto? Adesso siamo pari! Wow, che donna, ragazzi! Oh. Ehi, ragazzi, vi volevo ringraziare per avermi salvato la pelle laggiù nella miniera. E noi vorremmo ringraziare te per la pessima mira che hai, Vin. Ah, già, scusate per questo dettaglio, sapete? Ho i nervi a fior di pelle. Nervosetto, eh? Non ce ne eravamo accorti. Ah! Una testa di metallo dietro di me! Cosa? Dov'è? Dov'è? Aiuto! Dov'è? Il mio cuore! Scherzetto, non male come riflessi comunque. Non è affatto divertente! Le teste di metallo hanno attaccato i miei avamposti minerari e stiamo finendo tutto l'eco. L'energia dell'eco mantiene gli scudi della città attivi e se questi cadono, beh, potremo dare il bacio della buonanotte alle nostre belle chiappe. Ho in mente delle sorpresine per quelle teste di metallo. Devi tenere gli scudi alzati almeno fino a quando l'ombra non avrà deciso come intende operare. Le mie analisi indicano un calo nel flusso di eco alla piattaforma d'estrazione. Probabilmente c'è ancora qualche uovo di teste di metallo che sta succhiando energia. Dovete usare il cancello warp per andare fino alla piattaforma e arrivati laggiù, distruggete tutte le uova di teste di metallo che trovate! Oh, un pennuto impagliato! Au! Tocca ancora la merce, topastro, e dovrai usare au! Le dita dei piedi per contare. Io sono il grande Pecker. Sì, sì, lo so, mia madre aveva una fantasia molto scarsa, direi. Sono l'interprete di Oni. Onin vi dà il benvenuto, bla 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 bla, e dopo i soliti noiosi saluti, dice che è felice di rivederti, Jack. Ma non l'ho mai vista prima d'ora. Prima, dopo, non ha importanza. Fammi provare, vuole un osso di Yako, una vescica di Yako? No, no, ci sono. Per molte lune, lei ha desiderato avere un succo di frutta. Una gioielleria? Lo so! Ha dei peli sullo stomaco! Ha peli sulla lingua? Ha peli sul petto? Ci sei quasi, ma no! Onin dice che state cercando risposte sulla tomba di Mar. E allora cosa dobbiamo sapere? Sta continuando a parlare di mistici canali di energia, maledizioni e le solite cose... sceme! Scordatevi la versione completa! Vi faccio un riassunto perché mi state facendo perdere tutta la siesta! Onin vuole che recuperiate 3 artefatti dal Tempio della Montagna del Precarso, non 2, non 4, 3! Usate il passaggio temporale a nord-ovest della città e tornate con quei 3 oggetti! Scommetto che è quello là!
Non vedranno neanche che manca quella cosuccia. Come rubare caramelle a un bambino. Nessuno saprà mai che siamo stati qui. Questo affare vibra di brutto, è davvero incredibile. Sì, questa cosa ti cambia davvero la giornata. Somiglia a un grosso occhio, vero Jack? Ma qualcosa sta cuocendo. Mi sembra che sia... arrosto bruciato! Vin, amico, ci serve un favore. Io non vi posso aiutare a pagare l'eco, ragazzi. No, abbiamo bisogno che tu attivi l'ascensore di accesso a una torre di supporto del palazzo. Stai scherzando? Fa parte della griglia energetica della vecchia zona B, non funziona da anni. Beh, certo, per te è troppo difficile, posso capirlo. Lavorare con l'energia deve essere complicato. Complicato? Ma secole! Posso deviare le condutture della zona B attraverso la griglia di bypass, evitare gli anelli di eco e collegare i tubi di induzione in serie. Poi torno indietro, oltre la spirale di isolamento del muro esterno e giù fino alla rete numero 5. Se poi i circuiti del GX75B riescono a gestire il flusso, collego l'anello di fase nelle spire primarie ed ecco! Con la corrente per l'ascensore! Vin, sei un vero genio. Beh, a dire il vero, Mar era il vero genio. La gente dice che ha costruito il sistema degli scudi, la griglia dell'eco e gran parte di questa roba. Ad ogni modo, se volete far muovere l'ascensore, dovete trovare e attivare tutti gli interruttori della vecchia zona B in città. Ce ne sono 5. Non sembra difficile, vero Jack? No, se non per il fatto che gli interruttori sono sorvegliati da turbocannoni sensibili al movimento. Ma se riuscite a distruggere i cannoni e attivare gli interruttori, io posso fare il resto. Però non dite al barone che vi ha aiutati. Te l'ho detto, avrò dell'altro eco entro fine settimana. Come promesso, lo trasporteremo direttamente al vostro covo. Lo scambio non ha alcun valore se non puoi effettuare la consegna, mio caro barone. I tuoi atteggiamenti infantili mi rendono molto impaziente. Se non mi consegni l'eco come pattuito, l'affare salterà. E la tua preziosa città la pagherà molto cara per questo. Sta giocando con noi. Mi lasci guidare un attacco al loro covo prima che sia tardi. Io posso batterlo. Pazienza, comandante. Nessuno è mai riuscito a penetrare nel covo delle teste di metallo. Ho visto quali sono stati i risultati di azioni del genere. No! La forza è la loro debolezza. E noi li lasceremo fare. Lasceremo che si abituino a mangiare dalle nostre mani e poi... Portiamo avanti il piano. Ordini ad Ashlyn di far muovere le truppe. Deve scovare quella tomba. Sua figlia non si è dimostrata molto accondiscendente. Maledizione, risolverò anche questo problema, in un modo o nell'altro. Hai sentito? Ashlyn è figlia del barone. E poi vedi di trovare il bambino. Se tu impiegassi a cercarlo metà del tempo che passi a flirtare con quella donna meccanico, la sua testa reale sarebbe appesa al muro da un pezzo! Certo, come desidera. Sono sicuro che usando un po' di persuasione la nostra spia... Che cosa è stato? Stanato il topo dalla sua tana. Un topo con il suo caro amico. Siete tornati per un altro trattamento di eco oscuro? Ottimo, così potrò mettere fine alle vostre misere vite. I poteri oscuri che ti ho dato non ti proteggeranno per sempre, come ti ho fatto. Così ti posso distruggere. Ci rincontreremo presto. Sì, certo, come no. Ciao, ciao! La città è in stato d'allerta. Che diavolo avete combinato? E noi
Niente, abbiamo fatto solo un giretto, vero Jack? Davvero? Allora perché le guardie Crimsy stanno cercando un giovane pericoloso che ha i capelli chiari, una giacca blu e un isterico topo arancione sulla spalla? Ah, può trattarsi di chiunque, l'arancione è molto di moda quest'anno. Senti, siamo stati nel palazzo del barone e così, è scattato qualche allarme. Ah, giusto, è vero. Che cosa? Io non avevo autorizzato un attacco. E gli abbiamo solo dato una lezione. Purtroppo il barone ci è scappato. E sapete che stava organizzando un incontro segreto col capo delle teste di metallo? Avete visto il capo delle teste di metallo? No, perché utilizzava un comunicatore. Ma abbiamo sentito quello che diceva al barone. Il barone corrompe le teste di metallo con l'eco! Ah, e ne vorranno sempre di più. Già, ma il barone sta per tradirli! Ah, allora è così. Beh, le buone maniere del barone devono aver fatto arrabbiare parecchia gente, perché... dal deserto giunge voce che le armate delle teste di metallo sono di nuovo in marcia. Perché non mi avevi detto che Aislinn è figlia di Praxis? Che rapporti avete con lei? Questi non sono affari tuoi. Visto che avete sollevato un bel vespaio, tu e Codalunga dovrete trasportare 4 dei nostri nei nuovi nascondigli. Porta ciascun agente nel luogo che ti verrà indicato. Devono arrivare a destinazione senza perdite. Non fare casini, Jack. Ci segnalano del movimento nella città morta. Alcune creature vanno verso il luogo sacro, proprio come un tempo. E che cosa è accaduto a quel tempo? Le teste di metallo hanno aperto una breccia nelle mura. Ci siamo difesi, ma poi il barone si è ritirato, lasciando morire quelli che erano oltre la nuova barriera. Solo l'ombra è rimasto ed è riuscito a fermare l'attacco. E ora ti aspetti che noi andiamo di nuovo là fuori? Vedo che capisci al volo. Se impedirete alle teste di metallo di raggiungere il luogo sacro, credo che l'ombra vi sarà molto riconosciuta. Potrebbe anche chiedervi un incontro. Ehi, probabilmente è del tutto sprecato, ma vi do una canna da Vulcan per il vostro sparapiselli. Tenetevela stretta, ne avrete bisogno. Ma quello? Quello è... no, non può essere. Quello è... esatto, è il rifugio di Samus. Cosa? Ma... com'è possibile? Chi siamo? In che epoca? Dove? Siamo finiti nel futuro, Dex. È così. Questo posto orribile è proprio il nostro mondo. L'ombra ha deciso che tempo che vi incontriate. Perché quel posto tra le vecchie rovine è così importante? Perché nella vecchia casa c'è una potente energia. Le teste di metallo ne sono attratte. Vuoi scherzare? Eh? Io conoscevo il tizio che abitava lì. Ah, così voi sareste quelle due nuove reclute sempre in mezzo ai guai. Ah, non è possibile, ancora lui! Benvenuti nel nostro umile mondo sotterraneo. Io sono conosciuto come l'ombra, ma potete chiamarmi Samus. Chi siete voi? Accidenti, Jack! Tutta questa strada per incontrare sua maestà testa di ceppo? Il nonnetto verde? Ma sul serio non ci riconosci? Spiacente, ragazzo, mai visti prima e io non dimentico mai una faccia. Specialmente una brutta come questa. Ci risiamo, lo sapevo. Ah, ma com'è possibile? Con te abbiamo attraversato il passaggio nel futuro, giusto? Già, sembravi un vecchio Barbagianni, più brutto di un tronco nodoso. Che ti è successo? Mentre eravamo via, ti sei fatto rinverdire le fronde? Sentite, ragazzi, non so quali erbe abbiate masticato e non mi importa. Non ho tempo per queste stupidaggini. Io so che dobbiamo destituire un barone, proteggere un giovane erede, fermare un'invasione di teste di metallo e salvare una città. Direi che è un programma consistente. Ad ogni modo, non ho utilizzato alcun passaggio. Odio il teletrasporto. Parla esattamente come il vecchio Samus. Sentite, dovete andare nella foresta rifugio ed eliminare un po' di teste di metallo. Dalla foresta deriva tutto il mio potere, però non posso proteggerla ancora a lungo. Trovate e distruggete tutti gli esploratori delle teste di metallo. Buona fortuna e benvenuti in guerra. Wow! Il jetboard è nostro! Che bomba, ragazzi! Sentite, voglio che voi scortiate quel bambino da Cor giù alla centrale. Ha promesso di dargli un'occhiata. Io al momento sono troppo impegnato per fare il babysitter. Portate con voi anche Crocodoc, il suo cane.
Che simpatica bestiola! Che mi dici di questo bambino? Quando l'ho trovato, vagava per le strade, ma l'amuleto che ha al collo mi fa pensare che potrebbe essere l'erede che doveva governare la città. Porta il bambino e la sua bestiaccia alla centrale. Fai attenzione alle guardie di pattuglia e difendi il bambino ad ogni costo. Se per caso ti capita di smarrire Crocodog, non importa. Samus ci ha detto di portarti il bambino. Grazie, amici. Cercherò di non perderlo mai di vista. Quanta carina! Interessante. Questa specie di peste prima d'ora non ha mai sopportato nessuno, tranne questo bambino. Già, ma io ci so fare con gli animali. Spero di avere abbastanza eco per bloccare le teste di metallo. Durante i miei viaggi nel deserto ne ho viste alcune gigantesche. Credetemi, facevano paura. Noi ne abbiamo vista una enorme uscire da un portale. Era terribile! Ho alcune informazioni molto interessanti per voi. Il barone, a quanto pare, sta facendo una ricerca allo scavo. Pensa stia ancora cercando quella ridicola tomba. Francamente io non credo che esista. Ma potreste andare anche voi laggiù e cercare di bloccare le ricerche del barone. Distruggete tutte le impalcature che trovate. Rallenterete la sua opera. Ecco un lasciapassare per il treno ad aria che vi porterà là. Sgombrate subito quest'area, è di competenza delle guardie Crimsy. Uno dei cargo di Echo Divine sta arrivando dal deserto, ma il segnale di riconoscimento è un po' strano. Il pilota è spaventato. Gli daremo un'occhiata, almeno saremo tranquilli. Vuoi una mano? No, non serve. Un attacco sorpresa delle teste di metallo! Dannazione, tocca a noi adesso. Datemi una mano a far fuori le teste di metallo. Le abbiamo eliminate. Le teste di metallo diventano sempre più audaci. Sembra quasi stiano mettendo alla prova le nostre difese. Ho un brutto presentimento. E dire grazie, magari. Il barone ha mandato i suoi scagnozzi per tormentarmi, come al solito. Violazioni alle regole di sanità, tasse arretrate. Vogliono farmi a pezzi e portarmi via tutto. Oh, santo cielo! Beh, non preoccuparti, ce n'è di roba da portar via. Distruggere quel cargo al porto è stato più importante di quanto si possa pensare. Adesso ho un nuovo progetto e non ho certo bisogno di gente che ficchi il naso nelle mie spedizioni. Ma diciamo che se tutto va come previsto, dovrei riuscire ad accaparrarmi il mercato dei trofei delle teste di metallo. Ad ogni modo, avrei un altro lavoretto per voi. Ho un socio di nome Brutter che si occupa del commercio di lavoratori forzati. Vuoi dire il commercio degli schiavi? Oh, io preferisco il termine svantaggiati legalmente. I nascosti sono la classe bassa e la manodopera della città. Brutter mi paga profumatamente per aiutarlo a liberare i nascosti e a portarli fuori dalla città. Mi solleva l'animo aiutare le persone bisognose e io ho bisogno del suo denaro. Nascosti? A noi non piacciono i nascosti. Ma vi piacerebbero dei potenziamenti per cannone, no? Ci sono 3 mezzi di trasporto delle guardie Crimsy che portano i nascosti verso un progetto che il barone ha avviato fuori città. Distruggete i mezzi e portate i 3 nascosti al chiosco di Brutter nel bazar. Piccolo guerriero arancione, tu hai fatto veramente molto per Brutter e popolo di nascosti. Aspetti. Oh, scusa. Voi grandi, Brutter non dimentica. Brutter poi ripaga, è sicuro. Tanti anni fa, quando ero un appassionato collezionista d'arte, andai al museo di Zona per prendere in prestito una famosa statua di Marr, il fondatore di Heaven City. Questa statua aveva fra le mani la chiave di rubino della città. Un artefatto fantastico, di rara bellezza. E naturalmente, di incommensurabile valore, ok? A me piace un sacco l'arte. Mentre stavo facendo sparire la statua attraverso le fogne,
Un tremendo temporale ha devastato e allagato tutto quanto. La statua e 5 dei miei uomini migliori sono stati spazzati via. Ma è terribile. Già, una tragedia immane. Non immaginate quanto mi manchi quella statua. Le fogne sono talmente piene d'acqua e di teste di metallo che non posso mandare nessuno a recuperare quell'artefatto. Ma tu sei molto speciale, Jack. Tu puoi farcela, lo so. Jack? E io chi sono, lo scemo del villaggio? No, di certo. Adesso infilatevi là, prosciugate le fogne e trovate quella statua sul fondo. Portatemi subito qua la chiave di Rubino e potremo aprire le porte di tutti i nostri sogni più belli e segreti. Ok, un'altra gita nel fango, ho capito. Non per infierire, ma quella roba marrone non è esattamente soltanto fango. Eccola! Wow, l'ho presa! Che cosa faresti senza di me, vero Dex? Beh, penso che probabilmente non sarei alto mezzo metro, peloso e costretto a girare per le fogne senza neanche un paio di pantaloni. Vi prego, datemi dei pantaloni. Jack! Abbiamo di nuovo dei problemi in vista alla miniera. Credo che il barone mi abbia teso una trappola. A dire il vero, credo che tutti ormai vogliono farmi fuori! Ma di che cosa stai parlando? Hai presente i pozzi di eco, quelli che stavamo perforando? Sembra che il barone non volesse far arrivare l'eco alla città. Questo non ha alcun senso, capisci cosa intendo? La sai una cosa? I pozzi di eco aperti attireranno ancora più teste di metallo. Devi assolutamente chiuderli! Ma... Ora, queste bombe alla plasmite dovrebbero essere perfette. Buttane una in ogni pozzo. E l'esplosione farà tutto il resto. Ehi, sta attento con quella roba! Bombe alla plasmite? Mitico, come funziona? Credo che questa sia tua. Ehi, no, grazie, non facciamo scherzi. È tua. No, davvero, insisto. Ma sei tu l'eroe? No, è Jack l'eroe. Ops, non mi spiace, colpa mia. Perfetto, adesso hai innescato tutte le bombe. Non muovetevi. Anzi, adesso che ci penso, muovetevi! E alla svelta! Presto, passate il portale e lanciate una bomba in ogni pozzo prima che esplodano tutte, correte! Vi restano soltanto 2 minuti! Vine è andato ormai? È terrorizzato dalle teste di metallo? Certo, ha ragione. Ho visto cosa fanno le teste di metallo se prendono una città. Distruggono, ammazzano, fanno una carneficina. Purtroppo gli intrighi del barone faranno presto cadere questa città, così come sono già cadute tutte le altre. Dobbiamo destituire Praxis prima che sia troppo tardi. In effetti, devo dire che tu e il tuo valido aiutante state davvero facendo molto per darci una mano a sconfiggere il barone. Hai sentito, Jack? Sei un valido aiutante! Ehi, Ian, di un po', amico saggio e barbuto. Hai qualcosa che ti prude sotto il vestito? Si usano delle pomate, sai? Oh, no, no, solo le mie ossa doloranti. Abbiamo saputo che presto il barone invierà uno dei suoi cargo alla piattaforma d'estrazione e lì raccoglierà un grosso carico di eco. Utilizzate il passaggio temporale per raggiungere la piattaforma e distruggete la nave! L'ombra manderà poi una squadra dal mondo sotterraneo per recuperare l'eco. Fate un buon lavoro. Contiamo su di voi. Ebbene, Yrla, faccia a faccia con 5 tra le più terribili teste di metallo mai esistite. La bava stava già colando dalle loro zanne tremende. Avevano denti affilati come rasoi. Ormai tutti e 10 mi avevano circondato. Ma io mi sono forse arreso? Nah. Ho sfruttato il mio istinto omicida e sono passato subito al contrattacco. E così, quando ho finito, nel mondo c'erano 20 teste di metallo di meno. Oh, Dexter... Tu sei un eroe, sai? Sì, lo so. Grattami, pupa. Gran bella storia, ragazzo mio.
credo proprio che tu sia l'animale che mi serve per un'altra missione pericolosa. Hanno avvistato delle teste di metallo da combattimento nella foresta rifugio. Questi nemici si mimetizzano e sono difficili da stanare, ma sono certo che con il tuo istinto omicida tu ce la farai. Vai nella foresta e falle fuori. Abbiamo distrutto il cargo di Crew. Bene, vi darò una medaglia. Però adesso ho da fare, quindi se non vi spiace potreste... Sei sempre così intrattabile. No, lascia fare a me, Jack. Senti, cara signora, abbiamo vinto nel tuo stupido circuito e possiamo battere chiunque in questa città. Un momento, ma quella voce... E ci sono due cose che devi sapere. Uno, noi non vogliamo far parte del tuo schifosissimo team. E due, ti sei giocata una seratina col fulmine arancione. Andiamo via, Jack. Dexter, sei proprio tu! Kira? Non avrei mai pensato di essere felice di vedere il tuo musetto peloso! E tu sei Jack, ti trovo cambiato. È stato un viaggio faticoso. Sai, il barone lo ha riempito di eco oscuro e Jack è diventato un po' diverso. Adesso lui riesce ad eseguire delle super mosse, ma a volte ha qualche piccolo scatto di ira. Vi sto cercando da un sacco di tempo e intanto studio un sistema per tornare a casa. In qualche modo siamo stati trasportati nel futuro. Infatti ho calcolato i tempi e credo di aver quasi risolto... Abbiamo trovato tuo padre. Insomma, più o meno. Stacco nel mondo sotterraneo e combatte il barone, ma lui è... Continua? Devi vederlo per capire. E io devo arrivare al barone. Beh, se è per questo potresti tentare di vincere il campionato di classe 1. Il vincitore si reca sempre al palazzo del barone per incontrarlo. Ma devi qualificarti prima vincendo le gare nelle classi inferiori. Una gara di classe 3 inizierà tra breve. Puoi correre per il mio team. Però, Jack, dovremmo pensare ad andarcene da qui. Questo posto non mi piace affatto e alcune persone mettono i brividi. Jack, ragazzo mio, ho bisogno della chiave di rubino che hai trovato. Me l'ha chiesta un cliente veramente speciale. Mi dispiace, Crew. Me la sono dimenticata. Che peccato. Quando è che questa città ci offrirà qualcosa che sia degno di noi? Ehi, ho visto la vostra gara oggi. Siete stati veramente grandi. Grazie. Kira, ti presento Aislinn. Ecco, è una... Qui lo sanno tutti quanti chi è lei. E invece Kira è una... Sì, un'amica, direi. Proprio un'ottima amica. Grazie per averci aiutato con quel cargo. Hai salvato moltissime vite. Io non sono come mio padre. Sin da quando ero una ragazzina, ho guardato le strade della città da quel ridicolo palazzo, sognando di essere in un posto migliore. A proposito, vi stanno dando la caccia. Guardatevi da Errol, non posso proteggervi da lui. Wow, che pupa! Tu le piaci, lo sai, Jack? Anche se non conosco bene i suoi gusti. E invece a te piacerebbe metterle qualche medaglia sul petto, vero? Beh, ma cosa c'è? Cosa le hai detto, Jack? Essere questo un pezzo di sigillo, giusto? Bello luccicante, eh? Tutto vostro? Oh, credo che i soldati rossi essere vicini. Io e il pennuto stavamo parlando di te, Jack. Onin è molto orgogliosa di ciò che hai fatto. Che cosa ho fatto? Non conta ciò che hai fatto, che farai, è già scritto. Vuoi smetterla con questi ritornelli funebri? Fai venire i brividi. Onin dice che devi assolutamente trovare la tomba di... Proprio ora anche il barone Praxis cerca la tomba, ma solo... Solo il vero erede di Mar potrà aprire il sigillo della tomba. Noi pensiamo che il bambino sia la chiave di tutto. Le profezie dicono che il vero erede di Mar dovrà affrontare l'oracolo. Lui solo potrà superare le prove di passaggio. Lui solo dovrà utilizzare la pietra del precursor, rilasciando così... Ma insomma, vecchia facile, piantala! Smettila di tirar fuori pompose storielle mistiche! Sai che poi mi stanco a raccontarle! Perché la tomba di Mar è così importante? Perché si dice che la favolosa pietra del precursor sia dentro quella tomba, stupido! Io ho aggiunto stupido! La pietra del precursor contiene moltissima energia, ecco! Può essere utilizzata per fare del bene, oppure... anche del male. Adoro quando si arriva a questa parte della storia. Quindi è evidente che il barone vuole per sé la pietra del precursor per dominare il mondo, ma sta giocando con forze troppo potenti che non comprende. Ho capito, Pecker. Come faccio a prendere questa pietra del precursor? Prima di tutto vai allo scavo e trova il totem dei nascosti. Io e Onin abbiamo appreso che un pezzo del sigillo di Mar si trova esattamente all'interno di un antico intaglio. Quindi devi trovare i tre pezzi del sigillo per aprire il portale di Mar nel canyon.
Jack. Aspetta un momento, penso che questa volta tocchi a te andare a prenderlo. Sta attento, è pericoloso! Non farti male! Sembra una maledizione, non trovi? Il barone ci sta andando giù molto pesante. Qualunque cosa abbiate fatto, avete provocato la sua rabbia. E questo è solo l'inizio. Ha fatto arrivare gli incrociatori Hellcat delle guardie Crimsy e le strade sono un inferno nel mondo sotterraneo. In settimana abbiamo perso 5 uomini. I tuoi uomini dovrebbero cercare di cavarsela da soli. Ma non mi dispiacerebbe far saltare un paio di incrociatori, se è quello che vuoi. Mai parte di una grande causa, Jack? Bene, prenderò tutto l'aiuto che mi potrai fornire. Abbatti tutti e 5 gli incrociatori, Hellcat. Questo sarà un buon messaggio per il barone. Aspettarsi che il bambino ci salvi è una follia. Alla sua età, purtroppo, non può fare nulla contro il capo delle teste di metallo. Oh, Jack, stavamo parlando del piano di Samus. Onin dice che la tua voce le è familiare. Scommetto che voi due vecchietti avete molto da ricordare, eh? Onin vuole metterti alla prova, Jack. Hai dimostrato di avere coraggio, ora devi dimostrare di avere cervello. Francamente, per me ti sopravvaluta, ma non comando io. Supera questa prova e il terzo pezzo del sigillo ti sarà rivelato. Benissimo, il sigillo di Mar adesso è completo. Onin dice che i 3 artefatti che hai recuperato nel Tempio delle Montagne sono reliquie di un'antica torre di luce. Gli antichi canti raccontano come questa torre illuminasse la tomba di Mar. Vi eseguirò uno di questi canti dalle nebbie di quel tempo. La luce di Mar scintilla. Ehi, polmoni d'acciaio, dici solo cosa dobbiamo fare. Barbari senza classe, puh! Devi recuperare i 3 artefatti al cancello di Mar. Solo allora la torre di luce sorgerà per rivelare la tomba. Jack, sei riuscito a trovare la tomba di Mar. Bene, e adesso mandiamo questo povero bambino al macello. Questo è il giorno che ho aspettato da sempre. Avrò finalmente la mitica pietra del Precursor fra le mie mani. Devi stare attento, piccolo mio. Le prove di coraggio sono piene di insidie e l'erede di Mar deve affrontarle da solo. È tutto ok, amico, puoi farcela! È soltanto una tomba buia, sicuramente piena di trabocchetti preparati per ucciderti. Io non ci entrerei. Benvenuto, erede di Mar. Finalmente il prescelto è di fronte a me. Entra e dimostra di essere degno dell'antico diritto di primogenitura. No, lui è troppo giovane per affrontare le prove. Cosa? No! Fa qualcosa, Jack!
Jack, è sicuramente piena di trabocchetti preparati per ucciderti! Santo cielo, è andato ad affrontare le prove. No, è andato verso la morte. Fermo! Dexter, finalmente! Che ti è successo? Ho avuto un'esperienza un po' difficile senza di te. Benvenuto, giovane guerriero. Molti eoni sono passati da quando la nostra speranza splendeva lucente. Oggi hai dato prova di meritare l'eredità di Mar. Sta parlando di me? Grazie, vostra monumentalità. Questa tomba non era difficile. Ciò che stai per ricevere contiene enorme potere e con esso una grave responsabilità. Eoni fa, i Precursor combatterono una guerra contro gli Oraquan, le creature malvagie che voi conoscete come teste di metallo. Guidate dal loro condottiero, le legioni delle teste di metallo distrussero la nostra civiltà e ora spadroneggiano per l'universo alla ricerca delle ultime reliquie del nostro potere. Mar ha nascosto la pietra del Precursor in questa tomba per proteggerla. È la nostra ultima speranza e tu sei stato scelto per tenerla in vita. No, tu mi hai confuso con qualcun altro. Io voglio solo la pietra. E ora che il tuo destino si compia, osserva. Wow, piatto ricco! Stolti, mi avete portato dritto alla pietra. I vostri penosi amici del mondo sotterraneo non potevano certo tener testa alle mie guardie. Ora conquisterò il potere che mi serve per distruggere i miei nemici. E dopo aver preso la pietra, vi dedicherò a voi. Essere abominevole, la pietra del Precursor non spetta a te. Bella mossa, ma la pietra è ancora mia. Non vi preoccupate, userò la pietra in tutto il suo potenziale e quelli che si oppongono a me verranno distrutti dal suo potere. Come ha fatto il barone a sapere che eravamo così vicini alla pietra? È colpa mia. Cosa? Il barone voleva uccidere Aeshlin per aver fatto la spia. Sua figlia, capisci? Non potevo rischiare, neanche per il mondo sotterraneo. Già, gran bella pensata. Solo che adesso Praxis ha la pietra del Precursor e può fare tutto quello che vuole! C'è un solo modo per salvare i nostri amici e recuperare la pietra del Precursor. Devo trovare Vin. Voi andate alla fortezza, poi vedremo. E perché mai dovremmo credere a te? Perché sappiamo entrambi che il barone avrebbe ucciso anche Aeshlin. Sarà una battaglia durissima nella fortezza. Una missione suicida. Tu pensa ad aprire quella porta. Io sarò lì. Ah? E Innocenza, come va? Il distruttore di teste di metallo ha salvato tutti quanti. Ah, ho permesso anche a Jack di venire con me. Oh, mio piccolo grande eroe. Ehi, Samus, va tutto bene laggiù? Era ora! Perché ci avete messo tanto? Vi ho aspettato così a lungo che il mio tronco ha ben 6 anelli nuovi di zecca! Per le corna dei grandi Yako! Che diavolo ti è successo, Jack? Aspetta un momento! Tu sei tu! Voglio dire l'altro tu! Voglio dire... Ah, insomma, hai capito, no? Sì, sembra che io abbia un fratello gemello più vecchio di me. Per 1000 radici erbose. Non riesco ancora a credere che diventerò vecchio come questo qua! Ci sono due saggi, Samus! A
Aiuto, Jack, si moltiplicano! Bisogna che troviamo il bambino, e subito! Si può sapere di che stai parlando, vecchia quercia? Quel bambino ha già i piedi nella fossa! Ora la nostra priorità è distruggere le forze del barone! Oh, ma senti questo germoglio in fiore! Se tu fossi saggio metà di quanto lo sono io, sapresti che ciò che dobbiamo fare è trovare immediatamente il bambino! Ascoltami, sottospecie di foglia rinsecchita. Io gestisco questo gruppo e io dico che dobbiamo combattere le forze del barone. Ehi, li dobbiamo separare per caso? Vin sta attivando il passaggio temporale. Dobbiamo andarcene subito. Voi ragazzi avete ragione. E dato che il capo al momento non sta ascoltando, vi dirò due cosette. Ho fatto il lavoro sporco di Crew per anni e ho fatto cose di cui non vado fiero. Ma questa volta penso che si sia messo, e noi con lui, in un gran brutto vespaio. Sto pensando di andarmene. Ah, stiamo cominciando a piacere a Sig, Jack. Vieni qui, bambinone, diamoci un bel abbraccio. E stai un po' zitto. Penso che Crew stia cercando di... Si sta svegliando. Rilassati. Guarda come ti intorto il ragazzo Bignè. Ehi là, panzerotto, come si sta in cima alla catena alimentare? Wow, crudeltà. Cosa hai fatto? Ginnastica? Ti vedo in gran forma. Direi che stai decisamente... vivendo alla grande. E quelle gambe sono così ben... ben tornite. Voglio che scortiate tre dei miei ragazzi giù nelle fogne per un'altra visitina a quella statua. Ho sentito che nel faccione di Mar ci potrebbe essere un succoso segreto e voglio vedere se quello che si dice è vero. Assicuratevi che tutti e tre i miei ragazzi arrivino alla statua. Al resto penseranno loro. Cos'è stato? Mi pare di sentire un sibilo. Ah, qualcosa si muove sul soffitto! Jack, teste di metallo ovunque! Una trappola! Che bella statua. Indietro, siamo dei professionisti. Va bene, ragazzi, facciamo saltare questo ciccione. Aspetta, chi vi ha detto di... No! Ecco quello che cercavamo, la gemma del cuore di Mar. Grazie per la scorta, amico. La riporteremo a Crew. Chi si vede? Ecco qui il fenomeno dell'eco oscuro. Dov'è Kira? Non preoccuparti, ci penserò io a tenerla d'occhio. Sei sulla bocca di tutta la città, Jack. Stai dando speranza alla gente. Sei patetico. Mi sarebbe piaciuto ucciderti in prigione, ma ora sarà più divertente farti fuori in pista, di fronte a tutta la città. Potrò udire il ruggito della folla adesso, quando tutti vedranno morire le loro speranze. È bello riaverti con me, papà. Sì, è molto bello essere di nuovo libero. Sai una cosa, Jack, Kira ama i vincitori e un giorno sarà il mio meccanico. Stai lontano da lei. Errol è il miglior pilota che io abbia mai visto in vita mia. Non è quello che pensi. E tu saresti bravo a giudicare le persone? Ma guardati, la gente dice che adesso ti arrabbi, sei cambiato. E poi il Jack che conoscevo io non avrebbe mai lavorato per un tipo come Crew. Mi servono i suoi contatti per combattere il barone. Senza il mio... Comunque, tu fai a modo tuo e io faccio a modo mio. Ma quando le mura cadranno, non venire a piangere da me. Jack, amico? Dov'è che vai, socio? Jack? Jack! Attenzione a tutti i piloti, tra poco cominceranno le gare di classe 2. E ora cosa faremo? Dovrai correre tu per la squadra, Dexter. Abbiamo bisogno di vincere per qualificarci per il campionato finale. Non sarà così difficile, basterà che mi tenga forte e punti verso il luogo dove voglio andare. E poi c'è quell'altra cosa che mi fa andare più veloce, veloce e bello. Ok, posso farlo, sono pronto per la gara. Ragazze, ecco a voi il vincitore! Ce l'hai fatta, Dexter! Grazie a te ci siamo qualificati per la grande gara! Ne dubitavi, forse? Sono stato in giro con Jack un sacco di tempo! Ehi, quando è che arriva il mega bacio per il vincitore? Magari più tardi, ma solo se fai il bravo. Ehi là, abbiamo insegnato un paio di cosette a quei perdenti di classe 2, eh? Ho visto! Ti sei tenuto un po' troppo alto in curva, ma sei rimasto in sella tutto il tempo. Sono fiero di te, Dex.
Dici davvero? Sì, sei andato forte. No, noi siamo andati forte, giusto, Sacha? Il barone continua a fare i soliti trucchetti. Già, abbiamo saputo che molti bot esplosivi Crimsy stanno per raggiungere il nostro nascondiglio. Sono ordigni corazzati che inseguono il bersaglio. Se uno di quei bot esplosivi arrivasse fin qui, moriremmo tutti. E a te che importa di morire? Sei già vecchio. Guardati, hai un piede nella fossa. Beh, se tu ti fossi preso più cura di te stesso, adesso io non mi troverei in queste condizioni. Elimina i bot esplosivi prima che raggiungano il nascondiglio. Hanno delle difese di prossimità, quindi fai attenzione, Jack. Buona caccia. Bene, ora abbiamo il nostro peacemaker. Si balla, amico. Ehi. Torna a lavorare, tesoro. Sta già lavorando, ciccione. Oh, che noioso. Attento a te. Tu sarai il prossimo trofeo che adornerà queste pareti. Jack, voglio che tu rinunci alla vittoria nel campionato. Basterà che lasci vincere Eros. Hai scommesso contro di noi. Jack, sono soltanto affari. Sei diventato un simbolo per tutti i cittadini. Scommetteranno tutto ciò che hanno. Quale occasione migliore per fare soldi? Che ne dici, ragazzo mio? Dico che perderai un sacco di soldi. Perché io ho intenzione di gareggiare e anche di vincere. Oh, tu, piccolo! Stai cominciando a costarmi più di quanto tu non valga. Io non me ne starei troppo tranquillo se fossi in te. Tutti sono sacrificabili. Hai fretta di morire? Non devi attendere la grande gara. Possiamo sistemare la cosa subito, uno contro uno, in città. Basta usare gli anelli acceleratori. Colpisci ogni anello dall'inizio alla fine. Mancane uno solo ed è finita. Kira è già dell'idea che tu sia un perdente. E io ora glielo proverò, una volta per tutte. Come vuoi. Non ti montare la testa, criminale. La prossima volta faremo sul serio e la tua testa sarà il mio trofeo. Oh. Ma smettila, sgruffone! Te le abbiamo suonate, altro che! Quanti giorni ho passato a pulire questo posto per il vecchio Samos? Veramente un bel lavoro, Jack. Dexter, suppongo. Prima che attraversassimo il portale tempo fa, mi occupavo di quel seme della vita del grande albero. Pare che le teste di metallo siano attratte dal suo potere. Portate subito il seme Onin. Lei lo preparerà per Samos. Vuoi dire per te? No, l'altro me, Dexter. Il giovane me ha bisogno del potere del seme per diventare più saggio. Allora, fammi capire un attimo. Possiamo dire che portando al tuo te più giovane il seme della vita adesso, noi lo aiuteremo a diventare il saggio che sei ora? Ti avremmo aiutato a ottenere i tuoi poteri? E tu non ci hai mai ringraziato! Grazie, Dexter. E ora andate! Onin dice che ci avete messo troppo. Abbiamo saltato il pranzo per aspettarvi. Ok, non è vero. Lei sta dicendo grazie per aver salvato il seme della vita. Ma al posto suo non l'avrei mai detto. Date il seme a Donny e lei lo preparerà per Samos. Quanta pappa buona. Stai indietro, peso più. Ascolta, coda corta. Io guidavo la mia 100ª migrazione quando a te non era ancora spuntato il primo pelo. Non che il tuo pelo valga qualcosa, eh. Almeno io non sono un pappagallo rimbambito e pieno di pulci che imita una vecchia sibilla con tono professionale. Jack dice buona giornata. Jack dice non riesco a pensare da solo. Jack dice vai a farti friggere. Basta, questo è troppo. Mi hai fatto arrabbiare, sotto specie di topo. Smettetela tutti e due. Sei fortunato, ho troppa fame. Onin dice di portare il seme della vita al giovane Samos nella foresta rifugio. Così Samos avrà finalmente il potere necessario per occuparsi di tutti gli alberi. Andate, svelti! Sì.
Samus mi ha detto... No, tu mi hai detto. Cioè, ecco, la tua versione più vecchia. Ma non importa, so che ti serve il seme della vita. Sì, il suo potere mi aiuterà a parlare alle piante. Eccolo! Ricevuto, siamo in marcia. Li vedo! Jack, proteggimi da queste guardie. Devo chiedere alle piante informazioni vitali sul nostro futuro. Il seme della vita mi ha dato una terribile visione. Il barone progetta la distruzione della pietra del Precursor. Il suo obiettivo è di farla schiudere. E se ci riuscisse, l'energia che ne scaturirebbe sarebbe inimmaginabile. Distruggerà il mondo e tutto il resto. Metterà fine alla vita. Le piante chiedono implorando la tua protezione. Tu devi fermare il barone, Jack. Fermalo, a qualunque costo. Ehi, eccolo amico esaurito! Come va con questo ammasso di roba? Beh, ho una notizia buona e una cattiva. La buona è che Corvi ha detto che abbiamo abbastanza energia per tenere gli scudi alzati. Quindi per un po' la città è al sicuro. Però non so fino a quando il sistema potrà reggere. E qual è la cattiva notizia? Abbiamo scovato un gruppo di uova di teste di metallo pronte a schiudersi nella miniera. Perciò dobbiamo tornare là e trovare un modo per distruggerle prima che si trasformino in un nuovo esercito di mostri. Ho visto che la gru teneva sollevato un grosso container di metallo. Se riuscissimo a saltare sul container, potremmo lanciare giù la cassa, no? Sollevato? Saltare su? Lanciare giù? Perché ho un brutto presentimento? Coraggio, Tex. Su, andiamo. Posso crederci. Eravamo così vicini. Il barone ci ha soffiato la pietra del Precursor proprio sotto il naso. E dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto, Thorn ci ha traditi, purtroppo. Thorn ha agito così per proteggere uno dei nostri. Ora dobbiamo recuperare la pietra. Ci penso io. Sì, ci penseremo noi. Ho sottovalutato il barone e adesso sembra che lui si sia preso anche il bambino. Mi chiedo quale potrebbe essere la prossima mossa del barone. Se io avessi la pietra del Precursor con tutto quel potere, la userei per costruire un palazzo. Un palazzo con annesso il più grande harem femminile del mondo. E ci sarebbe una piscina piena fino all'orlo di cioccolata. Cioccolata alla menta. Sì, una gigantesca piscina di cioccolata. Poi le ragazze e io ci tufferemmo insieme. Che c'è? Dovete tornare alla piattaforma di trivellazione. Se riuscite a distruggere la torre di controllo principale, potreste temporaneamente impedire al barone di usare l'eco per colpirci. È fratello Jack e suo amico Arancione. Grazie al totem io vedo voi. Voi aiutato nascosti una volta, aiutate due volte. Senti, Brutter, abbiamo i nostri problemi da sistemare adesso. Ma sapete quanta confusione voi fatto in scavo? Io conosco caverne come il dorso di Zappa. E la tomba di Mar non è lì. Ora teste di metallo trovano villaggio di nascosti nelle caverne. Loro mordono e spranano tutto villaggio. E fratelli nascosti intrappolati come bestie. Pronto? Ma sono animali. Noi non più feroci, non più cattivi. Cattivi, amico Arancione. Noi buoni ora. Teste di metallo cattivi. Loro sono nemici. Già, mi sa che siamo tutti nella stessa barca. E questa barca sta affondando molto in fretta. Vi prego, salvate i sei fratelli nascosti e Brutter bacerà i vostri piedi. Vi mostrerò ciò a cui sto lavorando se mi promettete di non ridere. Adoro le sorprese e adoro ridere. Dai, facci vedere. Sto costruendo un duplicato del Rift Rider distrutto usando antichi artefatti. Ben fatto, figliola. Però mi mancano ancora due pezzi. Ti pareva. Vin dice che mi serve un artefatto chiamato Mappa del Tempo e un'antica gemma energetica detta Cuore di Mar. Ho guardato tutti i libri che ho trovato sulla storia dei Precursor, ma sembra che il Rift Ring sia scomparso. Che brava. Voglio dire, è un lavoro utile. Volete finirla di cianciare? Diamoci una mossa.
Io ho visto il cuore di Mar, c'è la crew. Recupereremo quei due artefatti, Kira. I piloti si preparino. La gara del campionato di classe 1 sta per cominciare. Beh, ci siamo. La gara della mia vita. Jack, volevo farti sapere che... Beh, ecco, sei il miglior pilota che abbia mai conosciuto. Ehi, e io chi sono? Anch'io ho dato una mano. Vuoi guidare tu? Contro quel pazzo scatenato di Errol, non ci penso proprio. Tieni tu il volante, fratello, e cerca di farci restare vivi o non ti rivolgerò mai più la parola, ovviamente. Fagli mangiare la polvere, Jack. Io non voglio soltanto vincere, mio caro. Voglio la tua testa! Benvenuti, piloti! Oggi il vostro sangue freddo darà spettacolo al nostro pubblico. Se qualcuno dovesse per caso battere il nostro grande campione Errol, avrà in premio un rifornimento di eco per un mese e un tour del mio palazzo per vedere come vivono i grandi. Buona fortuna e morite con coraggio! Pronti? Ai vostri posti! E grazie mille a tutti! Io adoro il mio pubblico! Un coraggioso uomo della strada! E chi sarebbe questo valido pilota? A quanto ne so io, le brave persone sono marce o corrotte! Quindi chi mai potrebbe essere... Sorpresa! Che cosa? Vieni un po' più vicino, dobbiamo parlare! Folle! Non hai capito? È finita, Jack! Tutti gli eroi sono morti da tempo! Restano solo dei sopravvissuti, qualunque cosa significhi. La città è mia. Queste vite sono mie. Questa guerra è solo mia. E in guerra la gente muore. Uccidete. Attenzione! Sarò io il vincitore. Prendeteli! Non avrei mai dovuto fidarmi di te. Ricominciamo da capo. Non scherzare con me. Non hai fatto che sabotare la nostra guerra contro le teste di metallo. Da che parte stai? Ascolta, Aisling, tuo padre sta progettando qualcosa di terribile. Mio padre può distruggere tutte le armate delle teste di metallo. Se riesce ad aprire la pietra del precursor, l'esplosione che causerà potrebbe ucciderci tutti, lo capisci? È così, non è troppo difficile. Persino io ho capito tutto. Non vi muovete. Vin, rispondi. Cosa? Che c'è? Ho un sacco di cose da fare. Tu sai tutto sul mito della pietra del precursor, no? Sì, mi è valsa il dottorato in energia iconica sulla fisica teorica precursorica, perché... Cosa accadrebbe se la pietra del precursor venisse, diciamo, aperta violentemente? Fantastico, come se non avessi già pensieri che mi tengono sveglio la notte! Ecco qualcos'altro da temere, grazie tante! Se qualcuno aprisse la pietra, stando ai miei calcoli, l'ondata di energia eco che si svilupperebbe in quel momento, teoricamente dovrebbe distruggere tutto! Hai detto tutto, Vin? Ogni cosa, ogni singola cosa! Ora, se non ti dispiace, penso che andrò a vomitare. Ciao, ciao! Fidati di me, Aisling. Dobbiamo fermarlo. E va bene. Cercherò di scoprire qualcos'altro. Ma proprio ora mio padre sta incontrando Crew alla fabbrica d'armi segreta, vicino allo scavo. Tieni, questo è il mio pass di sicurezza di livello elevato. Servirà per entrare nella fabbrica, ma non servirà per uscirne. Noi non ci siamo mai parlati, d'accordo? Ho capito che eri un tipo speciale la prima volta che ti ho visto. Devo farti i miei complimenti, ragazzo. Ne abbiamo fatta di strada, eh? Grazie, quasi quasi mi commuovo. Sai, io amo le armi, amo la loro forma, il loro peso e anche il loro odore. Io dico che devi farti curare. La mia preferita era l'arma che aveva costruito Mar per violare il nido delle teste di metallo. Ma quello stolto morì prima di usarla. Oh, che peccato! Così la mia preferita è la bomba perforante che ho completato ora. Il mio gioiello è così potente da spaccare la pietra del precursor e liberare l'enorme energia che contiene. Quando il barone avrà la pietra, la porteremo nascosta nell'ultimo carico di eco al nido delle teste di metallo. Un bel dolce a sorpresa! Prendi questo potenziamento per arma e dimentica ciò che hai visto. Non questa volta, Crew. Sono stanco di fare il tuo sicario. Se vuoi la guerra, allora l'avrai.
È tardi per darti il preavviso? Sì, ci licenziamo! La città è già morta ormai, vi ho venduti tutti! Jack, credo che dovremmo andare da qualche altra parte, e subito anche! Ashley? Andiamocene! Ragazzi, trovate mio padre. Io porterò il cuore di Mara a Kire. Mi spiace se si è arrivati a questo. Ehi, ragazzi. Qualunque cosa Crew abbia messo in quella macchina sembrava veramente agitato. Qualunque cosa fosse a Crew non servirà più. Possiamo dire che al momento non è più intero. Fatti da parte, Jack. Lascia che sia un vero giocatore a darsi da fare. Dexter, sei proprio un grande animale. La mappa del tempo! Sai una cosa, zuccherino? Se delle vere teste di metallo venissero in città, le colpirei proprio come ho fatto nel gioco. Dexter! Griderebbero, non farmi male, ti prego! E io direi, troppo tardi, scimmie metalliche! Morirete tutte piangendo! Mi capisci? Oh. Jack, quei trofei stanno ancora camminando! Mamma, testa di metallo! Testa di metallo! Dov'è Sig quando serve? Sig, credo che Krull abbia mandato in missione. Qualcosa come aprire un passaggio nel porto sotterraneo con la chiave di rubino di Mar. Ma certo! Forza, Dex! Dobbiamo andare subito al porto sotterraneo! Porterò la mappa del tempo a Kira! Attenzione, viso d'angelo! Il tuo amato eroe tornerà presto da te! Rift Rider è finito, ma se mio padre ha ragione e l'anello è nel nido delle teste di metallo, come facciamo a portare questa aggeggio laggiù per usarlo? Guardate! Brutter sapeva che amici hanno bisogno di passaggio se teste di metallo attaccano. Brutter, sei il migliore! I palloni dai nascosti sono ottimi ascensori, ma anche bersagli facili. Bene, portate il Rift Rider al covo. Io sto qui e vi copro le spalle durante il decollo. Al solito, essere tuo amico fa schifo. Io voglio andare sul pallone. Sorvegliate stadio mentre prepariamo i palloni per decollo. Oh no, arrivano! Le teste di metallo! Su, su, più veloce! Deve essere bello volare via mentre noi ce ne stiamo qui a crepare! Ci vediamo al nido! A presto, Jack, sta attento! Sì, Jack, stai attento! Ehi, ragazzone! Portate qui le vostre chiappe e cominciate a sparare! Gente, siamo nei guai. Krull mi ha mandato ad aprire delle vecchie porte con la chiave di rubino che avete trovato. Io l'ho fatto e le teste di metallo sono venute fuori da alcuni passaggi nelle mura. Come se mi stessero aspettando! Eccone! Krull è morto. Sì, beh, fortunato, perché non gli sarebbe piaciuto che lo prendessi vivo. Le teste di metallo devono aver promesso a Krull parecchio per fargli tradire la città. Andiamo via di qui. Sparargli lo farà solo arrabbiare di più! Scappiamo! Perfetto! Quella bestiaccia sta venendo qui! Battiamocela! Andiamo, siamo quasi all'ascensore! Sembra che li abbiamo seminati, ragazzi? Liscio come l'olio, eh? Ora voi siete dei veri cacciatori del deserto! Io dico che è venuta l'ora di affrontare il capo delle teste di metallo. Ah, che trofeo ne verrà fuori! Rimetteremo in funzione la vecchia arma di mare, boom! Entriamo nel nido, lasciamo cantare le armi! Cribbio, le faremo fuori tutti! Io e voi, spalla a spalla, non ci potrà fermare nessuno! Qual è il piano B? Cor, cosa sta succedendo? Oh, sono sicuro che lo sai. L'hai visto nei tuoi incubi più oscuri e spaventosi. Ci siamo già incontrati.
Non ricordi? Sta andando tutto esattamente secondo i miei piani. Jack, sei il capo delle teste di metallo! Bravo! È proprio così! Senza lo scudo protettivo che blocca i miei poteri all'interno della città, sono al massimo della potenza! Te lo dico per l'ultima volta. Consegnami la pietra del Precursor! Se la città deve morire, allora moriremo tutti! Riuscirò a trovare quella pietra a costo di distruggere la città, battore dopo battore! Tu sei l'arma suprema, Jack. Ti ho creato io. Sempre. Ogni capo che si rispetti ha almeno un piano di riserva. La prima regola, se fabbrichi un nemico, è di costruirne un'altra. Ah, ok, sto andando! Cavolo, che casino che c'è qui! Cavi e interruttori sparsi ovunque! Devo staccare il filo blu? Un momento, le lonnole sono daltoniche? Beh, stacchiamo qualcosa e vediamo cosa succede. Ci sei cascato! Facile come rubare le caramelle a un bambino! Non c'è molta speranza. Con lo scudo distrutto è solo questione di tempo. Ma poi le teste di metallo ce la faranno. Devi raggiungere il varco e tornare nel tuo tempo, Jack. Fuggi da questo inferno. Io sono d'accordo. Andiamo, Jack. Vale la pena combattere per questo posto. Resisteremo finché saremo in grado. Addio. Pietra del Precursor, pistola, nido. Falli arrosto, fratello! Prendetevi, cazzo! Ora si sveglieranno. Andiamo a sbrigare questo affare. Cosa? Puoi entrare là dentro? Sto dietro di te. Deciso di unirti a noi e hai portato qui la pietra del Precursor. Bene. Adesso il ragazzo dovrà recitare l'ultimo atto. Non questa volta. Oh, ma questo ragazzino è parte integrante di tutto ciò. È una parte di te. Come fai a non riconoscerlo? Il ragazzo sei tu, Jack. E questo luogo è dove tutto quanto è iniziato. Siamo nel futuro. Come? Ti sei nascosto nel passato sperando di diventare così forte da fronteggiarmi oggi. Ma Onin sbagliava. Ora che hai subito le alterazioni dovute all'eco oscuro, la pietra non si aprirà mai per te. Il tuo io giovane invece ha ancora il dono della purezza. Da solo è in grado di risvegliare la pietra e l'entità Precursor che ancora riposa al suo interno. Questa pietra è un Precursor? Sì, è l'ultimo uovo Precursor. Mare è stato ingegnoso. Ha coperto bene le sue tracce nel tempo, nascondendomi l'ultimo uovo e costruendo inoltre lo scudo e la città per difenderlo. È stato un lunghissimo assedio, ma finalmente oggi l'ultima sorgente di vita Precursor sarà nelle mie mani! Stai dimenticando un piccolo particolare, amico metallaro. Quella pietra è nelle nostre mani! Non per molto. Villaggio. Torniamo a casa. Ma noi siamo a casa. Kira,
Credo che il Rift Rider debba essere usato per mandare il giovane Jack in un luogo dove possa crescere al sicuro. Deve diventare grande per concludere ciò a cui è destinato e che si è compiuto oggi. Aspetta, sei tu? Cioè, voglio dire, sono io. Devo riportarlo indietro e prendermi cura di lui, vero? Che disdetta, sono sempre nel posto giusto al momento sbagliato. Ehi, piccolo, fa attenzione. Oh, e ti do un consiglio. Sta lontano dai nidi di Wambi il giorno del tuo nono compleanno, ok? Spero di aver ricostruito una buona copia. Io non so se... È perfetta, Kira. È identica alla macchina che abbiamo trovato o che troveremo in futuro. Cosa? L'ho appena costruita dopo aver visto la prima, intendo. È basata su quello che mi ricordo. Lascia stare. Più ci pensi, più ti farà male la testa, dolcezza. Mi prenderò cura del ragazzino e non preoccupatevi. Tornerò in tempo per la festa. Arrivederci! Grazie, Samus. Senza di te... Buffo, il ragazzo non ricorderà nulla di tutto ciò. No, io invece ricordo la luce. Il suo mezzo è pronto, mio signore. Grazie, Capitano Brutter. Andiamo. O faremo tardi per la festa a casa di Dexter. Ma ho troppo lavoro da fare e poi le feste non fanno per me. Attenti! Come nuovo governatore di questa città, ordino a te, comandante delle nuove guardie Crimsy, di scortarmi a una cerimonia ufficiale, è chiaro? Sì, signore, voglio dire, certo, madame. Potrai cominciare a ricostruire la città domani. Stanotte dobbiamo festeggiare i nostri nuovi amici e poi muoio dalla voglia di vederti ballare, lo sai? Sarà difficile. Salve, benvenuti al Notte Hotel, il posto più trendy, chic e glamour della città. Ammirate il nuovo arredamento. Oh, che trofeo enorme. Ah, le dimensioni contano. Ho fatto fuori quel testone da solo, baby. Anin dice che non sa chi è che ha la testa più grande, se lui o tu. Non dimenticheremo mai, Vin, né coloro che hanno sacrificato le loro vite per sconfiggere quell'essere e proteggere il ragazzino. Non riesco ancora a crederci, quel piccoletto ero io. Sì, bei tempi. Ti manca, vero? Sai, il piccoletto è cresciuto ed è diventato un eroe. Ehi, questo è davvero troppo! Adesso ti sistemo io. Credimi, diventa molto cattiva in questi frangenti. E cosa ha detto? Cose su tubi di gomma e certe parti del corpo di tua madre. Meglio che tu non sappia. Ah! Una testa di metallo! Sig! Sig! Lo sapevo! Va tutto bene? Certo! Pensavate forse che un lucertolone disgustoso potesse tenermi lontano dalla più bella festa della città? Già, sei troppo grosso per loro, ragazzone! Hai salvato la città e molto altro, ragazzo mio. Metalcore è storia, per fortuna, e da qualche parte là fuori un'antica razza ricomincia a vivere. E io ora sono tornato a casa. Sei contento? Riposati. Abbiamo molto da fare e molto tempo per fare tutto. Non dire tempo. Il Rift Ring è stato distrutto, ricordi? Sapete, mia madre mi leggeva le favole di Mar prima di mettermi a letto. Mi dava un bel bicchiere di latte caldo di Yakou e il mio orsacchiotto. Hai detto favole, latte caldo, orsacchiotto? Amico, hai distrutto la tua reputazione! Ho il presentimento che incontreremo Mar un giorno, forse prima di quanto si pensi. Beh, sei tu il prescelto, Jack. Oh no, io ho finito con le avventure. E poi, quando starà per succedere qualcosa, tu ce lo dirai, Samus. Vero, Samus? Ah, non si può mai sapere cosa riserva il futuro. Aspetta, tu sai qualcosa, vero pezzo di piumone? Chi, io? Ah, no, no, stiamo tirando a indovinare, vero Samus? Oggi, domani, solo il tempo può dirci tutto. No, tu devi parlare, e subito! Oh, io, e perché? Si può sapere? Ragazzo mio, il futuro ci aspetta!